Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo per il primo weekend di giugno, primo weekend d'estate. L'alta pressione, estesa dal Maghreb all'Europa centro-orientale, garantisce tempo estivo anche nel fine settimana, con sviluppo di cumuli pomeridiani sulle zone montane e pedemontane alpine. Sabato l'alta pressione afro-mediterranea ha un massimo centrato tra l'Austria e l'area cecoslovacca, che va rafforzandosi proprio nelle ore centrali del giorno di sabato. L'aria calda in quota, che così raggiunge il suo apice intorno a mezzogiorno, determina anche un ulteriore lieve aumento dello zero termico fino a poco oltre i 4.000 metri. Tutto ciò mantiene condizioni stabili e soleggiate. Il cielo sarà in gran parte sereno al mattino di sabato, nel corso del giorno locali cumuli si svilupperanno sulle zone alpine, in particolare quelle lungo il confine francese e valdostano. Infatti gli indici di instabilità atmosferica rimangono comunque elevati lungo la fascia montana e pedemontana alpina, associati alla convezione diurna tipica della stagione estiva. I cumuli a sviluppo pomeridiano non saranno di grossa entità e al massimo potranno dar luogo a qualche isolata precipitazione sulle Alpi, di breve durata. Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, in particolare sulle Alpi occidentali, sostanzialmente stazionarie le massime, già su valori elevati oltre 5-7 gradi sopra la media. La ventilazione è generalmente debole e addirittura quasi calma al mattino. I venti soffiano per lo più dei quadranti orientali, soprattutto in serata e in particolare sull'Appennino dove girano da nord-est. Domenica l'alta pressione continua il suo dominio dal Mediterraneo occidentale all'Europa centro-orientale e mantiene tempo stabile e soleggiato dalle caratteristiche estive. Un lieve e graduale indebolimento inizia solo nella serata di domenica con un lieve calo dello zero termico a 3.800 metri. Allora il cielo sarà ancora sereno per buona parte della giornata, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio la convezione diurna tipica della stagione estiva, rappresentata dagli indici di instabilità ancora significativi lungo la fascia montana e pedemontana, favorirà lo sviluppo di cumuli che potranno provocare solo deboli isolate precipitazioni di breve durata, in particolare lungo il confine alpino, francese e svizzero. Temperature senza variazioni di rilievo, sempre su valori alti. Venti calmi o deboli dei quadranti orientali, soffiano di più sull'Appennino con direzione leggermente più settentrionale, da nord-est. Con questo è tutto, per ulteriori informazioni consigliamo di consultare ogni giorno gli aggiornamenti meteo sul sito di Rischi Naturali di Arpa Piemonte o direttamente sulla pagina di Meteovetta.